E buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video recensione più o meno. Oggi recensiremo questo bellissimo, no, te devi stare fermo, questo bellissimo iPhone 7 Plus da 128 giga. Quindi dove ci eravamo persi? Boh, spacchettiamo, quindi alziamo la copertura bella. E difatti, come nell'ultima generazione di iPhone, non c'è l'iPhone in sopra. Cos'era? Quindi, qua dentro troviamo tutti i manualetti, che belli. Faccio money, 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 money. Ci dovrebbero essere gli stickers della Apple. Boh. E qui troviamo, punto e bisunto, l'iPhone 7 Plus rosso, perché io amo il rosso. Intanto, che bello, cioè guardate quanto bello. Qui intanto l'accendiamo. Ta-dan, ta-dan. Qui troviamo le cuffie con non più jack ma lightning. Se mettesse a fuoco la telecamera. Dai, qui li metti a fuoco, aspetta. Metti a fuoco il cameraman. Non schiacciare, vai. Ecco lightning. Poi troviamo un mitico cavo della ricava, anch'esso lightning. E il mitico caricabatteria a muro. A 1 ampere, quindi in 3 ore l'ho caricato tutto. E qui il nostro mitico iPhone, che alla prima che io l'ho configurato, perché lo sto usando quasi da una settimana, come potete vedere, che è molto rispetto all'iPhone 6 Plus, che è molto, cioè a parte che ha il 3D Touch, che io ogni giorno faccio questa cosa perché mi porta fortuna. Ecco qui un messaggio da chi? Let's fly, che bello. E cosa volevo dire? Molto bello rosso, cioè è bellissimo, solo che pecca un po', cioè pecca una cosa: se la cornice bianca era nera sarebbe stato 3 volte più figo. Concordi, cameraman? Bravo. Stessi gusti. Qui abbiamo una doppia fotocamera da con una normale, una con 2x. Quindi se apriamo la fotocamera, qui c'è scritto un 1x e 2x. Quindi non perdiamo, quando facciamo lo zoom, qualità. Con la doppia fotocamera, chi ha il plus in questa generazione qua, può fare il mitico sfondo sfocato. Di guardare qui. Sfocato, che sono persone belle, ma su degli oggetti no. C'è la prima persona e a fuoco, lo sfondo è sfocato. Si dice così. Poi può girare in video in 4K a 30 fps, 4K, l'ho preso solo per quello, non è vero. Poi il touch home, visto che non è più fisico, è vetro, quindi non c'è il coso, che capito. E cosa dire, si può essere l'intensità, cioè se voi premete il tasto home, oggi non mi vengono parole, vi dà una sorta di feedback, così, e si può usare l'intensità, cioè l'intensità di quel colpo che vi dà il telefono appena cliccate questo qui. Uno sembra più una cosa software, quindi la sentite ma poco. Il 2 è un'intermedia e il 3 sembra un tasto fisico che si preme, ma io tengo l'1 perché mi piace. Poi
cosa c'è di speciale? A parte il 3D Touch che con gli iPhone 6S l'ha implementata Apple, grandissimo, I love you. E la batteria dura 2 ore in più dell'iPhone 6S, quindi io ci faccio una giornata intera senza caricarlo. No, per adesso 2 giornate, dire il vero. Quindi vi lascerò alle conclusioni dopo il video. Mettete un bel like a questa recensione. Se fate qualche domanda, io sono contento. Se fate qualche domanda, come si usa e come si utilizza quotidianamente. Questo era il mio vecchio, quindi tutte le informazioni sono nell'info box e quindi cosa dire? Molto bello. Andate. Guardate il rosso. Il rosso è bello. Qui un po' meno, ma il rosso è bello. Al prossimo video. Ciao! Vi faccio dire una cosa, metti a fuoco, è a fuoco? Fuoco? Perché io quando registro c'è qualcuno che mi chiama, come del resto da tutti. Stai così. Vabbè, ho messo fuoco. E il mio amico Let's Fly mi ha mandato questo. Ciao FMatti, ho finito i giga. E con... Ciao FMatti, ho finito i giga. Guardate che lui è l'iPhone X, quindi lo voglio.